del Dio. La mia non è una lapidata Giacinto, perché per me quello che Giacinto è molto difficile. È vero che la mia abbraccia, ma mi sono accorto che talmente non questa, talmente non questa la materia che ho preferito scriverla, e così ridurre gli spazi, i tempi, altrimenti mi sarebbe della mia relazione, infatti cade il secondo centenario della nascita di Padre Giacinto Maria Farina. Meglio faccio parlare greco, meglio così non mi perdo in chiacchiere. Nell'anno somma di 1350 a favore del sacerdote Farina Paolo, religione Giacinto Maria, convento professo della suppressa casa religiosa dei Cappuccini di Palazzo Ferrere. Nato a Palazzo Ferrere il 8 maggio 1816, iscritto al numero 6361 del Registro Generale delle Pensioni, assegnate dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, numero 3031, con percorrenza dal giorno 28 dicembre 1866, e continua la pensione. In primo luogo inizio cercando di delineare il contesto familiare del nostro padre Giacinto. Della sua famiglia si sapeva ben poco. Si conosceva solo la sua data di nascita, le sue origini e la data della sua morte. Si conosceva il padre, ma non la madre, e tantomeno gli altri suoi parenti. La casa della pensione mi permette di apprendere che padre Giacinto nasce a Palazzolo il giorno 8 maggio 1816 e che il suo nome, prima di essere ammesso in ordine dei reverendi padri Cappuccini e Paolo. Partendo da questi dati e tramite le scarpe notizie che da sempre imperativamente citato sulla sua famiglia, tramite le informazioni che ricavo dagli archivi delle parrocchie di San Sebastiano e della Chiesa Madre, e anche tramite quelle che mi ha dato solo la religione, che ringrazio nuovamente, cerco di abbozzare il suo albero genealogico. Innanzitutto nella selva, a pagina 531, leggo che il padre si chiama Massaro Mariano, che ha 86 anni e che è perfettamente di perfetto corpo nel 1865. Sempre nella selva leggo che il sacerdote Giuseppe Gallo, detto Mauretto, era suo zio, che lasciò la chiesa di San Sebastiano alla compagnia di Giuseppe Gallo e Maria Farina, sorella di suo padre, che dopo la morte di Iter, sorella maggiore, divenne eredità universale e suo erede. Molto probabilmente il sacerdote Giuseppe Gallo, chiamato impropriamente zio, è parente del marito di Itria, perché ne eredita gli averi, ma non c'è nessuna relazione di parentela diretta con Paolo Farina, il futuro padre Giacinto. Il padre Massaro Mariano Farina ha altri fratelli e sorelle, tutti figli di Andrea Farina e di Anna Branca, almeno tre sorelle e tre fratelli. Sempre nella sorella selva, leggo che padre Giacinto ha una sorella sposata, di cui non mi porta il nome, e almeno un fratello di nome Andrea, anche se sembra essere uno dei fratelli. Ed in effetti ha altri fratelli e sorelle, decisamente quattro sorelle e cinque fratelli, tutti trovati, quindi sono tramite battesimi, e chiaramente chi è interessato può chiedere. Nell'atto di battesimo leggo che la notte dell'8 maggio 1816, verso l'ora sesta, nasce il figlio di Mariano Farina e Domenica Callere, cui viene dato il nome Michele Vincenzo Paolo. Dal suo atto di morte apprendo che muore il 16 giugno 1886, da quella del padre apprendo che questo muore nel 1866 ed è figlio di Andrea Farina e Anna Branca. Da quella della madre apprendo che è figlia di Mira, che è figlia di Salvatore Callere e Stefana Catalano, e che muore nel 1852. Per completare il suo albero genealogico, il nonno Andrea Farina è figlio di Gregorio Ignazio Farina e di Giuseppa Matarazzo. Gregorio Ignazio Farina è figlio di Santo Farina e di Arcangela Bonfiglio, sposa del 1671. Santo Farina è figlio di Paolo Farina e di Paola Rivera, sposa del 1640 circa. Paolo Farina è figlio del funicolo Farina, che vive tra gli ultimi decenni del 1500 e i primi del secolo XVII, cioè del 1600. Adesso so qualcosa in più sulle origini di questa famiglia, da cui viene fuori un nastro
Iniziando a leggere la selva, ho già fatto un palazzolo, questo qui, mi trovai di fronte a un incipente eccezionale, una rara fotografia del nostro reverendo padre Giacinto Farina, assieme al reverendo padre Venanzio Lantieri, con l'iscrizione Mea Mecum, Mea Comi, Comes 1866, i due esuli. L'iscrizione fa riferimento a un particolare momento della vita del nostro reverendo padre Giacinto e del reverendo padre Venanzio, quando furono condannati a domicilio coatto conseguenza delle odiose leggi emesse contro gli ordini religiosi che si conclusero con la confisca dei loro beni, costretti ad abbandonare l'albero regolare per indossare quello secolare, d'accordo con la loro manciata e persino con il confino di Efrani. E proprio frate padre Giacinto, come vedremo più avanti, in alcune pagine della serva, ci descrive e ci fa vivere alcuni momenti di questo forzato esilio, dalla partenza da Palazzolo fino all'arrivo alla pietra ospitale di Como e successivamente fino al suo ritorno a Palazzolo. E nelle pagine successive della selva contemplai quei disegni di Giuseppe Di Giacomo, insegnante elementare di Palermo, disegni che raffigurano entrambi il titolo dell'opera, selva. Sono disegni tanto ottocenteschi che richiamano l'arte della miniatura e lo suo antico di decorare, di lettere e di animare le pagine con precedistiche emotive ornamentali. Soprattutto il secondo disegno compendia la complessità della sua opera. E la grande figura che sembra un serpente, ma non lo è, che si anima di animali, di foglie, di volute, che si intreccia in un modo sinuoso formando la S, che si unisce con le altre lettere del titolo, la E, la E, la T, la A, in una fantasmagorica successione di figure che accattivarono la mia attenzione. Furono momenti per me particolari che per oggi mi permettono di mandare in questo grande uomo, figlio di Palazzo Valeri, con il dovuto riguardo e con il dovuto rispetto che sono i grandi uomini meriti. Eppure Fratello Tinto, nella sua consapevole grandezza, fu un uomo umile che attraverso la curiosità andava sempre alla ricerca della conoscenza per trarre materia per il suo perfezionamento spirituale. A pagina 9 della sua selva scriveva il 1 novembre 1869, rivolgendosi al lettore: la Divina Bibbia, che è il conservatorio dei frullini operati dell'antichità, è un testimonio perenne di quel che noi enunciamo. Questo dunque è il motivo principale che mi muove ad impiegare qualche frazione di tempo nel delineare di tanto in tanto qualche pagina di questo volume. A ciò il mio fratello e compatriota, spinto dalla curiosità, legga le trascorse vende da venire e ricordando il mondo altro non essere con teatro in cui succedono superennemente le volubili scene del comico tragiche, impari a ver rappresentare la sua parte, riega dal presente nell'eterno, nel teatro dell'Eterno a venire, o fra i comprensori celesti o fra gli scritti d'abisso. Questi sono i miei desideri, questi i miei voti. Quando tu leggerai questo scritto, mi avrò consunto la mia parte della scena di quaggiù. Chissà quale scena rappresenterò allora, ti scongiuro a ricordarti dell'anima mia, a rivederci nell'eternità. E a pagina 21, ma quale vergogna non è per l'uomo storico, mentre conosce capendo i fatti della Francia e della Spagna, ignora poi i fatti della propria madre. Bisogna ripetere a questo perché una volta una donnicione disse al prete Milesio che era caduto in un fosso per aver voluto, camminando, osservare le meraviglie del cielo splendato. Ehi Signore, guardate prima le cose della terra e poi quelle del cielo. Impari dunque lo storico le cose del proprio paese e poi quelle degli altri, se non muore qualche volta arrossire trovandosi nelle circostanze del filosofo di parola. Non pretendo però che il mio compatriota venga da me per essere istruito, giacché non sono io da tanto da poter appagare le sue brave. Non è mio scopo compilare le storie di Palazzolo, ma solo annunziare gli avvenimenti più costruiti, quindi di questi, non di quello. In tutta la storia dirò solo qualche cosa per dare una base agli avvenimenti di parola che solo scriverò e non le descriverò. Io scrivo, insomma, non per passione, ma per compassione, cioè per non far del tutto rodere all'edace tempo tante notizie che concorrono alla perfezionabilità dell'uomo filosofo e dell'uomo cristiano. Quindi è mio proposito di enunciare le cose con semplicità e brevità, oltre alla dovuta fedeltà e senza dell'istoria. Giacché lo scrivo per passione, sia dunque tutta gloria del Signore, della Vergine Immacolata, ogni lettera e ogni parola. Ciò è significativo per comprendere l'opera storica del nostro Giacinto, che va oltre i limiti di una grande e semplicistica interpretazione dei fatti. Gli avvenimenti storici durante la sua vita, certo, non sempre gli saranno favorevoli. L'Unità d'Italia, che per noi è un avvenimento storico e politico di grande importanza,
per il nostro Giacinto è l'inizio di un sequenziale di momenti drammatici che lo portarono a perdere non solo la libertà, ma anche e soprattutto il suo convento e la sua chiesa. Prima di quella data, il nostro Giacinto, attraverso i suoi studi e la sua conoscenza, si fa apprezzare come lettore di filosofia e teologia, come guardiano del convento di Palazzolo, come definitore poi provinciale e come predicatore, soprattutto come preservalista, invitato a tutte le chiese di Palazzolo e in altri paesi. Ora cercherò di delineare quali erano i tratti essenziali della sua potente personalità organizzativa e nella sua serva abbiamo esempi del suo modo di procedere in occasione di particolari momenti difficili, lasciandosi guidare dalla calma e dal consenso per risolverli. È il caso in cui quando nel 1849 Don Sebastiano Italia, padre del giovane Don Francesco d'Italia di Castro, accusato dal popolo re, corse il rischio di morte e venne rinchiuso nelle carceri pubbliche. Nel frattempo, nella notte, è giunta la squadra di Monte Rosso. Si cercano di aprire le carceri e non si trovano le chiavi. Il parroco Musso, il fratello del Girolamo, il giudice e il sindaco cercano di calmare il popolo inferocito, ma il popolo vuole proprio ucciderlo. Qualcuno va al convento perché è necessario un predicatore. Là, nelle carceri, si sta cercando di uccidere il signor Don Sebastiano Italia. Al convento non si sa come risolvere la questione. È meglio a questo punto che lascio guardare le pagine della serva. Intanto la cosa non ammettia di buona. Io mi rimai con la provvidenza di Gesù Cristo, andai alla cella, rispose le cose in breve da non ritornare più. Mi diede le denari della divina provvidenza, chiamai tutti i religiosi, anche un reverendo Girolamo, e poi disse: se volete fare un sacrificio, stomera proprio il prossimo della patria, perché questi sono i momenti di uccidersi per loro, ubriachi di ira e di vendetta, farete come la penso io e non altrimenti. Prima di tutto prendete dalla cassa tante torce quante siamo noi, e un sole più anziano con la corona di spine e il libro al collo in alto di Santissimo Regimissimo. E il reverendo si pare per la prima pentecuccia. Tutti questi strumenti si portano tutto il mantello e non si mostrano se non dal mio segno. Andiamo in nome di Dio e di Maria Immacolata. Così uscivo dal convento, camminammo per gli istituzioni e gli scoppinati, ci avvicinammo al luogo fatale che era appunto la piazza di sotto e sentimmo un gran vocio terribile che ci faceva pensare i veli della carne. Infocammo l'aiuto divino, abbiamo acceso prontamente le torce e le abbiamo nuovamente posto sotto il mantello. Io dissi: formiamo tutta una corona attorno a Gesù crocifisso che stava pure nascosto e camminiamo disinvolti. Quando saremmo in mezzo alla calca, io griderò forte: Santa Maria! Tutti alzeremo le torce insieme al Santissimo Crocifisso e a voce alta risponderemo: ora pro nobis. Se il popolo si commuove, non temete, Dio l'ha dato nelle nostre mani. Così detto, abbiamo camminato. Siamo giunti alle prime armate, io alzai gli occhi per vedere i miei patrioti, quei patrioti che si tirano amore per la loro dolcezza. Ma che dite? Credete, non mentisco. Ho veduto una moltitudine di fiere e più ancora, gli occhi sembravano serpini e comete, il volto con scontrafatto. E quel che più mi colpì fu il vedere dalle loro bocche piene di schiuma come i cani groppi. A questa vista il cuore moltiplicò i colpi in modo incalcolabile, e sangue mi gelò e per forza potente proseguire la sua preghiera. Intanto il tratto, ecco il tratto della divina misericordia e provvidenza, che si serve sempre delle cose misere per far trionfare la sua gloria. Appena si disse Santa Maria, ora pro nobis, quel popolo non poté durarla in quel modo bestiale. Eccolo, togliersi i capelli, scoprirsi il capo, ad onda del freddo. Quelle voci e più quei lumi in quel luogo oscuro e soprattutto quella divina immagine di Gesù crocifisso lo sbalordì, trasecolò e restò stupefatto. E continua più avanti. Intanto io lo seguivo a predicare dicendo quest'altro momento: voi non dovete uccidere quel popolo da voi. Ed ecco il perché: o è il re o è innocente, se è il re o anche il giudice, perciò per non mettere nella vostra coscienza questa responsabilità è conveniente farlo da lui condannare. Se è innocente e voi dovreste arrossire e dovete tutta la vita aver ucciso un padre di figli senza reità. E dunque miei paesani, sempre docili e buoni, andiamo alla casa nostra che è apparecchiata con le porte aperte, che vi attende io e Santissimo Sacramento per vedere tutta la santa benedizione. Viva la misericordia di Dio! E tutti gridavano così. Poi viva Palermo, viva la libertà! E tutti gridavano lo stesso. Di poi formarono una corona di torce al Santissimo Crocifisso e tutto quel popolaccio che sarà stato
veramente fu una scena assai commovente. Vedere quelle donnine amorevolmente abbracciare i suoi, condurre a casa, tutto finì sublime, come Dio vuole. Mi si riferì al rimane da Mastro Paolo Pizzo, mio amico, quel che si è detto di sopra. Mi si riferì per parte del dottor Fiume che solamente un 6 o 8 persone scendevano alle carcere proclamando contro i fati. Tutto fu ciò alla domenica delle Palme, circa 3 a 4 ore di notte del 1849. Dopo 2 giorni le minacce contro me crescevano e la sera del giovedì santo, mentre io andavo al posto di monofine con la mia solita arma, cioè con crocifisso, mi incontrarono, erano le 2 ore circa, 4 contadini con le zappe sulle spalle e udii dirsi da loro, ancora campanino, una paura domenica, si diceva per paese che il giorno di Pasqua io dovevo far parte della loro delizia. A venerdì santo entrarono i greci e tutta quella potenza del popolo sovrano quando in fondo. Non si pensò più al padre del Giacinto. Intanto per grazia sono di Dio che si servì di noi, perché strumenti più deboli, mentre i dotti e i santi non la fecero, il Signor Don Sebastiano d'Italia ed altri ancora il paese furono liberati e prosegue la sua vita con i suoi figli che sono la corona del paese, in calma, dando sempre sotto al buon saggio il suo buono condotto. Tutto questo fu a aprile 1849. Questo passo mi permette di intervenire sul modo di scrivere accattivante, vivo, partecipante, entusiasmante, poetico per le parole. È un poeta che conosce benissimo l'arte della parola, che usa non solo in modo appropriato, ma anche in modo efficace e convincente. Ogni notizia che riporta della sua cronaca è un piccolo capolavoro di sintesi, di un meraviglioso mondo che ci conosce magari in materia varia e momenti di vita quotidiana, di cui abbiamo sbagliato ogni significato. Ma ritorno alla sua sempre. Voglio ricordare quelle aride pagine e pagine e pagine della selva che ripetono semplici elenchi di nomi che iniziati dal 1574 costituiscono i vari capitoli provinciali che si tendono fino al 1815 con l'elezione dei provinciali e dei definitori, con la formazione dei vari conventi cappuccini della provincia siracusana, con notizie riguardanti tutti questi conventi che si fermano agli avvenimenti contemporanei al nostro autore. Notizie apparentemente aride che invece rappresentano la sintesi, una fonte inesauribile di conoscenza di tutte quelle problematiche che investirono la famiglia cappuccina siracusana sin dal 1574 e fino all'inizio del 1800. Voglio ricordare le pagine dedicate al suo convento, alla sua chiesa di San Francesco d'Assisi, importante per ricostruire la storia, la formazione e fino all'aperta di tutto. Voglio ricordare la storia delle altre chiese di Palazzolo e la loro distruzione per dire che questa è la parte più conosciuta e che avuto e continua ad avere il maggiore lettore tra gli studenti e gli storici dell'arte religiosa in Palazzolo. Infatti rimane tuttora l'unico esempio di un'enciclopedia codificata delle nostre chiese e le sue osservazioni, i suoi interventi meritano sempre rispetto perché sono dettati da un uomo che vuole onorare la sua terra e non mi sento di dare un giudizio negativo, un altro perché comprendo la sua alta ispirazione morale e sociale. Anch'io nel mio difficile lavoro di catalogazione delle opere d'arte della nostra chiesa ho sempre riproposto e richiamato le parti della serva del Prevento Padre Giacinto, anche se spesso non le ho condivise e non le condivido tuttora. E le pagine della cronaca sono proprio una setta di notizie, cronache che rivendono una narrazione storica sui tanti anni più antichi di Salento e Medio Regno, citando sempre le fonti e poi vince. Ma soprattutto è particolarmente interessante e importante la cronaca dei tempi che visse e racconta in prima persona, che ci permette di vivere momenti della storia di Palazzolo che si intrecciano con i momenti della storia della Sicilia e dell'Italia. E abbiamo una storia diversa, una storia vissuta, una storia partecipata, con sfaccettature che non pensavi di trovare un personaggio a voce da grande che ti coinvolge in episodi famosi, visti e vissuti in un piccolo mondo periferico, come quello di Palazzolo, talvolta con le vestibilità nerviose della vita quotidiana. E così posso dedicare una parte del mio intervento ai primi momenti drammatici della storia della Regione d'Italia, vissuta a Palazzolo, da un palcoscenico speciale, che è il convento dei padri dei minori cappuccini, con i suoi fratelli costretti a comportarsi in un certo modo, a parlare in un certo modo, a predicare in un certo modo, perché una parola fraintesa può portare a essere convocata dal delegato per giustificare il suo denaro. Sono momenti difficili, la Chiesa palazzolese, ma tutta la Chiesa siciliana in generale, sta vivendo un passaggio catastrofico, non che prima sotto il barbone non ci fossero controlli, anzi c'erano ed erano all'ordine del giorno, è cambiato il clima, c'è il pericolo del sospetto, cosa grave, che possono ancora esserci residui di malati cecormonici tra gli ecclesiastici.
e non accetta la nuova realtà politica, è un sovversivo e non può essere tollerato. A pagina 754, il 2 novembre 1862, il Reverendo Padre Giacinto scrive la seguente nota: oggi sono stato chiamato dal delegato per essere stato accusato di papalismo da 10 persone, perché gli esami di Maria Immacolata, recita in Agostina sul bene spirituale e temporale della Chiesa. Ignoranti, io dissi, bisogna essere questi signori e bisogna prima di pronunciare che comprendono la parola Chiesa e ne facciano distinzione tra lo Stato. Quando prego per il temporale della Chiesa, io prego per la vostra sposa, i vostri figli e ciò che abbiano ricchezza e salute. Prego per tutto il mondo e lo Stato papale e temporale non c'entra da nulla. Il delegato restò contento di questa spiegazione e le cose mossero nell'asse. Dio fra Giacinto. E ancora a pagina 757, 1863, visita domiciliare, 17 ottobre. Stamattina, mentre io predicavo nella nostra chiesa il sabato di Maria Immacolata e moralizzavo il racconto della vita del padre arcangelo della Scozia, vede entrare da una porta un carabiniere e poi un altro dall'altra porta della chiesa. Indi ne vedo entrare uno dalla porta del padre maggiore e un altro dall'altra. Allora disse tra me e me: la cosa non è giusta, gatto mi colpa. Tutta l'udienza si commosse e lì ed io ancora tra le altre cose che mi confermavano nel male c'era il soggetto della predica, quando un galieno dalle menti assaltate poté essere interpretato malignamente. Una combinazione pure giungeva peso sul passato. Eravamo giunti nel racconto quando Arcangelo, per aver istrutto sua madre, viene cercato dai miei inglesi e forte sostenevano coi loro padroni l'eresia di Lutero, e quell'ora si cercava di piantare, perciò pareva che la mia predica iva contro i conati italiani. Quasi tutti fecero il riflesso, mentre io dicevo: Arcangelo era cercato dai soldati inglesi, ma egli seppe scappare dalla porta segreta e non si lasciò cogliere. Tutti dicevano: la padre di Cinque non ha da dove fuggire. E intanto proseguì con una forza che mi dava Gesù Cristo la predica fino al fine. Disse lo stellario, scese dal portellino, appena poggia a chiedere sulla terra, il mio amico mi disse: vedete che siete aspettati che prometto a tutti i carabinieri e delegati, e ti mandano di voi, e vi vogliono. Allora io non mi vuole tanto i miei piedi e le loro mani, e me ne andai a confessare. Mi posi la stola e confessai. Appena aveva detto le mie parole, eccolo lasciato, uscite dal Giacinto, che più vuole il delegato. Questa parola fu un fulmine della gente. Nella chiesa vi fu un figlio generale, nel paese si dissero tante cose, venne dal convento tante persone. Intanto il delegato mi obbligò di aprire la stanza, che piuttosto si è fatto, e vi giungo e seduto di mano i miei scritti, onde venire a vederli. Bisogna distrarmi che stia qui qualche mese se vuole rivedere tutti i miei scritti. Da prima gli consegnavo una fascia di prediche, che con pazienza esamina, uno più qui, l'altro qua, ma avete quanto tempo per vedere almeno 200 prediche. Poi vide la mia Nazarena, l'esaminò come meglio poté, indi il mio inquiridion e mi volle più pazienza. Poi le carte volante, lettere, poesie, memorie, in ultimo mi spero tutti i libri senza nulla trovare, dopo i due tavolini, il letto e tutti i buchi. Fatto ciò si rivolse a me. Sono stato, mi disse, compensato per parte delle autorità fatti in visita domestica per trovare una carta che posso provinciale di ammandato. Faccia pure, che non troverà mai cosa che possa offendere alcuno. Dopo aver fugato il tutto, finalmente uscì dalla stanza, dopo due ore e forse più di ricerche. Quindi si portò alla biblioteca e diede una rivolta ai libri. Poi infine entrò nella stanza del guardiano, la fu fulminato. Nella mia stanza trovò una lettera del provinciale, che mi incaricava a memorare che i poveri frati che avevano sottoscritto l'indirizzo al Papa, a ciò pensassero all'accendimento della censura. Questa lettera mi fece sorgere la fronte e divignare i denti. Io compatì, riflettendo quanto è grande su ciò l'ignoranza e l'impuranza dei secolari. Nel verbale egli non gli fece molto. Così il famoso, il già famoso padre Giacinto, le cui idee sono diverse, come sono diverse quelle di molte altre religiose del tempo, viene controllato, dice le visite particolari, durante le sue cerimonie religiose e soprattutto durante le sue predica. E alla fine paga il sopportamento al suo abito cappuccino. Sarà costretto al domicilio quarto e sarà mandato in esilio insieme a fratello padre Venanzio Lanchiere. A pagina 702 della Terra, ecco, 1866, ottobre 26, il domicilio quarto di padre.
frate Giacinto da Palazzolo, ex definitore Cappuccino, e padre Venanzo da Ivi Cappuccino. Erano le 21 del 26, il signor delegato mandò a cercarmi da sua persona. Essendo io la sua presenza, mi spiace, disse, dover disimplificare un ufficio del prefetto di Siracusa, nel quale mi ordina di limarmi la partenza onde recarmi in agosto e per 28 portarmi al domicilio coatto fuori dell'isola. Non importa, io rispose, solo desidero sapere in che l'offesi, che mancai qualcuno della mia madre, feci con il governo. Quel ministro fu una risposta e non potendo trovarla, restò in silenzio e io col padre Venanzio da questo dovetti partire senza risposta e senza mezzi. E a pagina 779 della Selva trovo scritta la memoria del domicilio coatto. 26 ottobre 1866. Intimato dal delegato la nostra partenza per agosto per trovarci ivi nel giorno 27 alle ore 8 delle nostre, partimmo clandestinamente, onde non commuovere il popolo. E dopo 14 ore di penoso viaggio, fumi in agosto, ivi trovammo il popolo giulivo per avuta notizia della non partenza dei frati. Ci portarono il 27 ottobre in Siracusa, dove trovarono molte religiose della medesima rete. Mi presentai il prefetto il duca di Cesarò, sul quale ascoltò con piacere del Cesarone. Quindi, dopo conosciuta la mia innocenza, dissi ma. Ed io con quel ma lo lasciai e mi portai in Uganda masticando quel ma, che pareva ora dolce, ora amaro. Finalmente, dopo 14 giorni d'agonia, tra il sì e il no, ci dichiarò la partenza per la Dimani, giorno di San Martino. 11 novembre 1866, partenza. Il giorno di San Martino vide salvare sul piroscafo 103 frati di diversi ordini e comuni. Era un bel giorno, si partì alle 9 di meridiane, alle 11 lunghi in agosto, ivi pranzammo, ricevette molti 10 frati e partimmo numero 113 in tutto. Passammo lungi da Catania, partendo dal Bordo della Codena, a Cireale, Tormina, ove cominciò a sollevarsi un venticello che per 2 giorni, 3 ore ci afflisse. Alle 8 pomeridiane eravamo vicino Messina. Ella era ben illuminata dai fanali. Quella vista ci sollevò assai, quindi passando il faro, con l'ambugino mano, Scilla, Calinte, poi lasciando a sinistra le isole Ioniche, a destra Sinicotra, Tropea, il corso Sottofegno. Paolo ci ricordò il suo gran dopoduto, poi le altre coste del regno napoletano. Alle 5 del meridiane si vedeva l'isola di Capri, Isca e Procida, Monza, Gaeta, Civitavecchia, le Romagne, Iti, Gianuti, isola del Giglio, quelle della Formica, dell'Erba, Trombino, Capraia, del Corno. Quindi dopo un lungo spazio di mare entrammo nel golfo di Genova e dopo 59 ore di viaggio, il giorno 13 alle ore 9 pomeridiane si è giunti in Genova, meglio assai nominata di Messina. E così notavo le fatte per il viaggio in treno da Genova a Milano e finalmente a Como. Dopo un settimiglio fummo alla prima stazione detta Punta Decima, a 15 al primo tunnel, o Monte Forato, a 17 un altro, a 19 anche, a circa 26 ne passammo un altro in cui il vagone indicò per passato con la medesima velocità circa 900 pulsazioni o minuti e secondi, indipende un salto, altra stazione, poi un tunnel, poi un altro tunnel di 100 minuti, poi l'isola del Cantone, due piccoli paesi a destra che sembra un deserto, un altro tunnel di 190 minuti, Argata, Sant'Avalle, Nove, Frigarolo, che è Montagna di Cassia, comune a Quilone di Legno perché poca pietra, essendo la massima parte di Italia pianissima e senza pietre. Onde molti fabbricati di marmo e alcuni di mattone, per dovunque passammo, altro non si vedeva che cessi, Lodi, Locate, Lovareto e Milano. In Milano per giunti fummo dichiarati da regno ufficiale per palermitani. Onde abbiamo sofferto qualche dispregio e fummo costretti a rispettare il cloro sotto pretesto di invenzione colerica. Quindi passammo da Monza, famosa per la sua monaca, le grandi Alpi, Sorrento, Comitato. Era le 22 delle nostre, le 4 e mezzo francesi, quando entrammo in Calabria, aspettate da gente curiosa, ove ci obbligarono a rispettare il cloro nuovamente. Indi sopra due omnibus fummo portati a Como, ove entrammo tra le beffe di schermi. Ivi restammo dispiaciuti di quell'incontro tutti e 22 sacerdoti, il giorno 16 novembre del 1866. Appena raggiunti e presentati al delegato, fummo destinati in quattro locande. La mia chiamavano sui carrozzi, dopo di, onde farci cosa grata, fanno trasportate tutti, 22 in una sola detta la corona. Indi per farci cosa gratissima, fumo situati in quel palazzo,
chiamata la Gibellina, e fu a 10 dicembre. Per mobiliare la stessa, il medesimo vicario capitolare cercò per le case di nobile la biglieria di Stato. E proprio in questi momenti difficili, Fazio da Pandolo trova l'occasione per dare un attestato di gratitudine inviando un sonetto al vicario capitolare di Como, e condiglia di assume questi momenti un'altra pagina da sempre. Intitola uno di questi momenti un addio a Como. Coronata finalmente di potenti fiori la fronte di qualche triste avversario, e quindi caduta la scure dell'umana giustizia su noi 113 difesi, ex frati della provincia della classica terra del divino Archimede, onde in guazzo dove si può studiare la pena di ignoto delitto, ha portato il nostro di 11 novembre dell'anno caduto e abbandonate le dolci filiere della sedentera Aretusa della città del sole, solcandole oltre alla volta di un bispide a caro cammino. Dopo lo studio di 1070 km di via, si fece sosta da noi sulle spiagge dell'immortale Colombo. Rimasti lì in quel posto per notte e da notte e da giorni, con le mani in mano come le mummie d'Egitto, il D16 dell'indicato fumo le due riposte sopra la barriera Vapore, ed in poche ore divorava lo spazio da Genova ad Alessandria, a Pavia, a Lodi, Milano, a Carrara, si racconta, con la rapidità del balene. Ivi, dei posti assiderati della nave agenti delle altre agganciate, col cuore naufrago, nella distanza circa 1200 km distanti dalle vite focolari, chi sollevò dalle stertoie l'animo nostro affumato? La sindaca di Dio che mai si cancella. E qui bisogna pur dire, già che, per tanto almeno che non posso offendere la modestia di coloro cui dobbiamo essere grati, fu la splendente virtù di quei cui concesso a leggere il freno delle ecclesiastiche politiche vicissitudini che sparse sui figli dello sconforto un nembo di fiori. Consumata ora la nostra diligenza in questo asilo di attrattive, e sotto dal nostro ritorno, coronate di rose, bella l'aurora del cuore inebriato di teneri affetti, enunciamo un addio giammai per il mondo. Accogli dunque col solito sorriso un signor vicario generale capitolare di Montagno Cattaterra, tu che più fiate desti all'infola santa del terrefiuto, accogli un caldo addio e un grazie di azione per l'istancante le premure di sostenere il ritorno di quegli uomini del Signore che, sbalzati dalla persa bufera, erano ancorati nei dolci tuoi lidi. Addio a quelle politiche potestà che comparirono la nostra sciagura, accolsero con dolce sorriso i nostri lamenti e lietarono le nostre avventure. Addio agli animi invocanti entusiasti per noi, al popolo, a Como, o dolcissimo Como, origine di Colli, figlia dell'aria, madre feconda di infinite eroi, di quei che ammantarono di luce la Repubblica di Sapere, sollevando a diventoso il triplice elenco di tesori di cui avara la cura, ligno e volto, tanne superba pure che per le tue glorie non tornerà mai dell'occaso l'ultima ora. Addio, noi lasciamo in te parte i nostri affetti, e sollevando le pupille verso l'altro delle cose che i tuoi figli colvate per loro comprese di gratitudine mediana. Del tuo celeste trono stendi per Dio la mano, dagli Signor perdono, ti benedici ancora. Sei buono, sei Dio, te dono mio Dio il tuo santo amore, puoi dargli la gloria del cielo, Signore. Il tempo di ammettarsi è già nel mese di gennaio del 1867, e sono lì per ricordo, l'11 gennaio a Milano. Di Milano da sempre conserva una stampa dell'interno del Duomo del 1866, una stampa della facciata del Duomo e una stampa del fianco del Duomo. E vide il Duomo le sue piramidi di marmo, il sepolcro di San Carlo con la sua cappella, il palazzo reale, le sue statue e soprattutto un ospedale ammirabile che accoglie 3.000 ammalati con il suo mulino, la macelleria, la macchina di lavare la pelle mobilia, la ghiacciaia, 18 farmacisti. Poi la via come acquistante, il fiume e la galleria. Il 12 gennaio a Genova e vede la cattedrale, la Nunzia dell'Ignorata, la chiesa e l'alta cupola di Carignano, il cimitero con le sue statue sentimentali, la storia di Cristoforo Colombo con l'America a piedi e le quattro statue delle belle arti, la galleria del Porto e l'alta lanterna.
I miei compagni di domicilio per timore civile neppure vogliono uscire dal vapore stanziato ivi alle mura della Santa Città. Io solo, quindi, che il mio paesano Padre Venanzio fece percezione il sentimento universale. Sortimmo dalla carrozza al vapore e tosto salimmo quella di cavalli, che con la velocità del vento, tra turbine di neve e di grande, volammo per la strada della città eterna. Ecco quel poco che noi venimmo spesso senza guardare, e da una breve ma chiara descrizione dei seguenti monumenti: il Colosseo, il Tempio delle Vestali, le mura, la Basilica di San Paolo, la Basilica di Giovanni Laterano, la Scala Santa, Santa Maria Maggiore, la stessa Sant'Angelo, Piazza del Vaticano e la Chiesa di San Pietro, con una splendida stampa di Piazza San Pietro. Dal 18 al 22 gennaio a Napoli, che vede Napoli, il Palazzo Reale, il Soporto dei Magistini, il Camposanto, il Convegno dei Cappuccini, il Museo, la Rete Reale, il Camposanto Vecchio, la Cattedrale, la Chiesa, la Luglia, la Scatola di Maria Immacolata, vede certi usi, per esempio, dai penitenti, baciare le mani dopo la confessione al confessore, vede usare la borsa sulla calice per il destino di comunione, le donne ancora sempre messe in piedi, vede Santa Maria la Nuova degli Occidentali, le belle campagne, il Giudicano e il Porto. Il 23 gennaio le ore 13 a Quarta Sicilia, con la voluta dello Stretto, della Lanterna, della Palizzata, della Cittadella, della Cattedrale e della Lettera, trascorre una notte pericolosa per la rottura delle ruote del vapore e per la tempesta. Il 24 gennaio alle ore 2:30 arriva a Catania, alle ore 19 a Lentini e finalmente alle ore 22 del 25 gennaio 1867, giorno di San Paolo, due mesi dopo il reverendo padre Giacinto Maria Marina e il reverendo padre Venanzio ritornano a Palazzolo. E questo racconto, 25 giorno di San Paolo a Palazzolo. Con la massima premura abbiamo celato la nostra venuta imminente e clandestinamente siamo venuti da Bucchiere, mentre si pensava venire da Siracusa. Pure di fronte del popolo un nuovo evento, un mio generale, e il nostro amico è più grande, troppo più grande. Ogni ceto, ogni sesso, mostrava la gioia che provava. E quel momento fu un segno di delizia che non può marcarsi con nessuna cifra. Le visite dei miei signori, il Cremo, i Pasamani, gli Ambresti, i Baci, durarono per più di 15 giorni. È una descrizione più puntuale che segue tutte le tappe di questo lunghissimo viaggio di andare e ritorno, non privo di pericoli e di sventure. Ma per il nostro padre Giacinto sarà un'occasione da prendere al volo. Certo, se avesse potuto sarebbe rimasto in città per tutto quel tempo e magari spostarsi nel circondario delle sue ormai nuove prediche. Ma questa sarà un'esperienza che gli permetterà innanzitutto di conoscere direttamente un mondo diverso, quel mondo lontano, quel mondo lontanissimo del sublime nord, in contrapposizione al profondo sud. Quello stesso mondo del nord che è scritto dal Manzoni nei suoi messi sposi e che poté vivere durante la sua forzata dimora nella città di Como. Il mio intervento di questa sera cade in un momento particolare, sono trascorsi 200 anni dalla nascita dell'autore da Serpa, il reverendo padre Giacinto Maria Farina, di questo nostro grande palazzolese che ho voluto ricordare in modo semplice, perché innanzitutto fra Giacinto fu e rimase un frate cappuccino. E mi dovevo ringraziare il reverendo padre Emilio Messina, rettore del convento dei padri minori cappuccini di Palazzolo, bene, per la sua benevole disposizione e per avermi concesso di partecipare in questa sede. Domani per alcune ore sarà aperto un nuovo campo caro al nostro padre Giacinto, luogo che è rimasto rimane caro per noi che abitiamo oggi questa splendida città di Palazzo Lambelli, luogo che è la chiesa di San Francesco d'Assisi, già chiesa dei cappuccini vecchi. E ringrazio il reverendo padre Angelo Caligiore che permette questa chiesa possa essere visitata. Grazie per la vostra attenzione. Grazie.
il rapporto tra la Chiesa e lo Stato e le morti, cosa che non rende con i salvezzi. Ci si vuole scombinare tutto un sistema che trovarono bene pronto e non sfruttarlo, perché da voi poi sfruttarono tutta l'amministrazione borbonica. I borboni avevano inventariato, schedato, tutte le confronte, cioè tutto ciò che avevano dalla Chiesa. Parliamo della Chiesa. La Chiesa quindi aveva la sua organizzazione. Arrivati in Savoia, scombinando questa organizzazione. Ma ne trassero vantaggio, perché tolse dalla Chiesa quei beni che erano stati dichiarati male, diciamo così. Certe fondazioni di messe, per esempio, che erano di patronato, di diritto patronato, cioè privati, lo Stato gli rimborsa, perché ci sono privati, quindi lo spetta la Chiesa avere questi fondi, così che tolse questi beni. I conventi non erano beni morali, quindi furono soppressi e furono tolti. La Chiesa non aveva nessun problema. Beh, io adesso non voglio dire questa frase per non dire che siamo innocenti. No, la Chiesa era innocente, e i cappuccini perché non erano innocentisti. Comunque, insomma, visto che insomma, è da parte dei religiosi in modo particolare, ecco, lo Stato ha, diciamo, provocato una situazione così, molte sofferenze. Ecco, io così da profano, esiste la massoneria, per carità, però io, siccome sono un topo di biblioteca e di documenti, ho trovato veramente la parola massoneria, e ogni volta che l'ho trovata positivamente. Quindi io direi che lo Stato che contende tramite i suoi amministratori, tramite il prefetto, tramite il delegato, che sono fiscale, che creano gli spioni, che fanno le spie e accusano. E poi invece gli dopo accusato. Sì. Comunque, insomma, qua non si tratta di fare questioni così. Io volevo sottolineare anche questa sofferenza anche di questo frate, insomma, un frate bravo, buono, di Dio, insomma, pieno di fede, pieno di sacrificio, eppure che dovette respirare il cloro, come noi trattiamo di questi miseri migranti che arrivano qui e cerchiamo di immunizzare certe situazioni, anche loro venivano mestori, come i nostri italiani che andavano in America e venivano purificati, anche loro furono purificati con loro a Milano. La storia si vede, sì. Bene, al di là di queste piccole sfumature, insomma, che possono essere controverse, ecco, noi ringraziamo il professor Allegri che ci ha dato l'immagine di questo personaggio palazzolese della nostra terra, ecco, e diciamo così, personaggio veramente tra i grandi, anche la sua vena poetica, la sua vena poetica. Ha scritto anche poesie. Perché io lo conosco soltanto da poco tempo,
sono reso conto come abbia preso loro questa capacità di salvare dal loro libro tutto ciò che è stato e che noi invece tendiamo un pochettino a dimenticare e a volte di distruggere, conservarlo veramente. Ma il professor Allegro è uno storico. E come tutti gli storici, naturalmente sa che la storia la fa chi dona famiglia i documenti. E quindi giustamente ha impostato il suo discorso sul padre Crescenzo Farina sui documenti. Io mi reputo magari un attimo più libero da questa prigione, no? Dei documenti. E volevo soltanto sottolineare una cosa di questo frate, che è stato quello che più mi ha colpito quando io ho comunque fatto le mie ricerche all'epoca quando ho scritto la monografia sul convento Cappuccino di Palazzolo. Io avevo detto all'epoca che il sacerdote, suo grande amico, che poi tenne il discorso funebre al funerale di padre Giacinto nel 1883, fu un grande cappuccino che era padre Samuele Nicosia da Chiara Montecuffi, e disse questa frase: attraversò questa vita facendo del bene. Sostanzialmente questo era padre Giacinto Farina. È stato un cappuccino che in un momento, come è stato sottolineato benissimo dal professore, un momento storico difficilissimo, forse il più difficile che ha attraversato la Sicilia nel XIX secolo, un periodo in cui o eri per i borboni o eri per i liberali, non c'era un via di mezzo, non si concepiva un religioso e spesso anche un sacerdote neutrale da una certa passione politica. Ed è vero anche che c'erano tanti frati che si iscrissero alla massoneria, ma si può dire in tanti altri modi, insomma, che lavoravano sotto sotto per demolire lo stato borbonico, e c'erano frati che invece al contrario erano ancorati al potere borbonico e quindi danneggiavano il frate. Un momento difficilissimo per lui, che non prese nessuna posizione, però ecco, fu un uomo che ha fatto veramente del bene a tutto il paese nei momenti difficili. Il colera del 1855, un'altra forma di colera quando lui era più giovane, nel 1937, nei momenti della carestia, il convento era pieno di frati che cucinavano pasti caldi al giorno per i poveri, perché lui andava in giro a cercare. Ecco, questo è quello che io volevo aggiungere semplicemente a tutto quello che è stato detto e che secondo me ha dato, può far dire veramente, di questo sacerdote che ormai è indietro nel tempo purtroppo, che è stato, per come lo vedo io, il cappuccino forse più importante che abbia avuto Palazzolo. Non che non ce ne siano stati altri, vedete qua stesso il fondatore di questa chiesa, padre Benedetto Bernardo, lo stesso padre Giacinto Leone che si disse l'altra sera nel 18 secolo. Ma questi erano uomini così felici, questi erano uomini importanti che avevano vissuto la loro esperienza religiosa in una maniera diversa. Lui ha incarnato lo spirito del vero cappuccino, anche uomo di cultura, ma non solo uomo di cultura, uomo per il popolo, ma non solo.
Chiesa Cortese. Detto questo, è stato messo in evidenza l'aspetto dello sforzo da parte di vari giacimenti di farina. Io volevo mettere in evidenza anche soprattutto l'aspetto umano, l'aspetto scherzoso, l'aneddotica, la simpatia che si regala da alcuni suoi scritti all'interno dello secolo, da alcuni periodi, cioè dalle poesie, dai versi suoi e dagli altri che lui ha riportato. La differenza fondamentale tra i due padri di Giacinto, padre Giacinto Leone e padre Giacinto Farina, padre Giacinto Leone, direi uno storico ortodosso, e quindi la sua sempre diventa, diciamo, quasi scientifica, ma è molto, molto pesante da leggere, mentre padre Giacinto Farina è piacevolissimo da leggere. Io per 22 anni ho avuto una rubrica sul giornale locale che era intitolata Fiori di Sempre. Immagini che io non conoscevo.
presente. No, sto dicendo quasi presente. Era molto religioso, ma italiano, per esempio, quando parla di italiano, la sua satira si sente, proprio una ironia tagliente contro gli italiani, che uno che legge così superficialmente non se ne accorge, ma se uno legge attentamente le parole, si accorge che sua parola è pesante, 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 che non vede nulla. Cioè questo modello di vita che sta parlando
Va bene.